È nato tutto da una serie di incontri sabato pomeriggio a casa di Domenico De Masi. È stato per me un grande onore e un grande privilegio riuscire a raccogliere l'eredità di uno dei più importanti sociologi italiani. Sono nate queste conversazioni sul futuro, il cui intento è proprio quello di dare un senso a chi oggi un senso non riesce a trovarlo nella vita, parlo soprattutto delle giovani generazioni, ma anche, e questo è il davvero punto cruciale, cercare di trovare il terreno fertile per gettare le basi verso un modello che possa ritenersi oggi soddisfacente e quindi sostenibile per l'era particolare della società all'interno della quale stiamo vivendo. Quando ho assunto la leadership del movimento, tra le prime cose, i primi progetti c'è stata la scuola di formazione. E lui chiaramente gli ho chiesto di collaborare a questo progetto ed è stato subito conquistato. Un intellettuale vero che si interroga su qual è il nuovo paradigma dopo quello post-industriale. E questo disorientamento, questa città dell'incertezza, dell'inquietudine, ecco, la volontà di Mimmo di dare comunque un contributo, di capire dove stiamo andando, mettendo al centro la cultura, perché poi quell'osso creativo non è altro che il liberarsi, affrancarsi da quella che era la necessità di lavorare per vivere, per poter liberare la creatività, le energie spirituali, le energie intellettuali, per poter continuare, certo, a lavorare, ma farlo in un clima completamente diverso. L'ozio creativo viene visto e sintetizzato come una cosa negativa, come una cosa da fantasista. In realtà l'ozio creativo è semplicemente di dare valore alla persona, facendogli credere che non debba essere necessariamente schiacciata e smarrita, ma cercare di fargli capire che può essere valorizzata. Tra gli slogan concettuali del pensiero di Domenico De Masi c'era anche quello di lavorare meno, lavorare tutti. Bravo. Ecco, questo si è tradotto anche in una proposta di legge delle opposizioni unite. La maggioranza, con un emendamento soppressivo, ha fatto lo stesso come aveva già fatto sul salario minimo. Auguro che il libro che De Masi ha scritto e che ha, come dire, lasciato in eredità possa essere un punto di partenza. La maggioranza sta davvero facendo uno sfacelo. In questo senso la presenza oggi di De Masi, che non c'è a commentare tutto questo, sarebbe stata cruciale, perché avrebbe potuto accendere fari di luce come l'ha fatto in passato, specie in particolare su la macelleria sociale che sta mettendo in atto questo governo. Quindi in questo De Masi era un grande, era una persona che davvero vedeva 30 anni avanti. Un aneddoto importante: De Masi nonno si chiamava Domenico come lui, fu il primo a portare la luce elettrica in Campania. Sarebbe molto bello che per la prima volta i governanti di oggi ascoltassero De Masi con pianto, quello, il nipote Domenico, Mimmo, il prof che tutti conosciamo, per ascoltare la sua proposta di lavoro che diventi una legge, diventi qualcosa di più concreto, di più reale.